Amici di Monolite Notizie, siamo a Colonna per la festa dedicata ai diversamente giovani, ma prima di tutto vai qui sotto nei commenti e lascia una valanga di cuoricini per Monolite Notizie e poi clicca segui su Monolite Notizie. Adesso però vieni con me alla festa. Com'è stata la vendita dei biglietti, signora? Abbastanza normale. Certamente gli ultimi minuti saranno una corsa, come sempre, perché la speranza è quello che ci... Questo è il numero, ricordate bene, 842, sicuramente uno dei 23 premi in palio. Ringraziamo gli sponsor che sono stati bravissimi e sempre preventuali e disponibili. Signora, un commento sulla festa? È bella, ci divertiamo, mangiamo, siamo state a messa, tutto qua. Per noi è sempre una festa, per le persone anziane, ogni anno, una volta l'anno viene, però stiamo benissimo. Grazie. Con tutte le amiche, con queste, se ridunamo, tante volte una non si vede, però qua al centro venimo spesso, pure a passare partite. Allora. La festa è bellissima, per me è la prima. Ah. Perché io dal 74 che sono iscritto al centro anziani. Però? Dal 74 che ho la tessera del centro anziani. Però è la prima volta che viene a festeggiare? No, io sono stato sempre del comitato, dal 74, adesso ho 82 anni. Complimenti! Lei che dice? Io dico che queste sono belle cose per unire. E io non sono di Colonna, però sono 23 anni che sto qua. E seguo mio marito, i miei cognati e sono belle cose che purtroppo nelle grandi città a Roma non vengono fatte. Neanche c'è una dimensione? Poi... Sì. È una dimensione diversa, vero? Esatto, esatto, c'è una dimensione diversa. È un piccolo centro, però al momento si vive molto bene in tutto e per tutto. E speriamo continui così. Allora, signora, com'è stato essere premiata? A parte che già lo sapevo, non è stata una sorpresa, però da una parte sono contenta, da un'altra però no. Perché no? È perché la vecchiaia è brutta, ha voglia di che è bella, beati chi ci arriva. Vabbè, però. Fino a 85 anni, benissimo. Ma quanti ce n'ha lei, signora? Indovina un po', è posto male, se no... Non lo svegliamo. Indovina? Non lo so. 86? 88. Amici di Monolite Notizie, siamo a Colonna in compagnia del vertice del centro anziani di Colonna, Maria Grazia Amanti, che adesso ci racconta com'è stata questa festa dedicata ai non più giovani, ma veramente molto azzilli e vivaci.
È vero, è proprio così Alessandra, perché infatti il nome che abbiamo dato alla nostra associazione è proprio Diversamente Giovani, perché in realtà qui facciamo un sacco di cose noi, cioè intanto stiamo insieme, facciamo comunità. E questo già è importantissimo. No, è una cosa fondamentale. L'incontro proprio. Incontrarsi, stare insieme, anche perché la pandemia ci ha un pochino isolato tutti, e i social, che poi non sono dei veri e propri social, perché essere social poi vuol dire stare da solo, e invece noi ci vediamo qua tutte le sere, c'è chi gioca a carte, chi gioca a biliardo. Io non faccio nessuna di queste due cose, però mi occupo comunque delle persone, abbiamo un gruppo di lettura collettivo, commentiamo quello che leggiamo, si ragiona sulle cose, e poi diciamo anche i geriatri ci hanno consigliato di leggere molto, certo, di giocare a burraco, perché pare che sia allena un gioco la memoria, mantiene che tiene molto molto in funzione il nostro cervello. E poi durante l'anno di iniziative se ne fanno tante, perché andiamo mediamente una volta al mese, si organizza qualcosa, e potrebbe essere un pranzo, una cena sociale, si va a teatro a vedere cose divertenti, anche a vedere cose più impegnate, si va ai concerti e insomma visite culturali, ecco, ultimamente abbiamo visitato il Colosseo con una guida, poi abbiamo mangiato in una trattoria romana, e poi organizziamo i soggiorni estivi, quindi il soggiorno al mare e anche il soggiorno in montagna. Poi ecco, l'ultimo progetto che vorrei realizzare è portare gli anziani a Roma alle camminate ecologiche con il nostro striscione, con il partecipare per esempio alla Race for the Cure, queste iniziative che, insomma, dove comunque si fa beneficenza, insomma, e si contribuisce per la ricerca. Sensibilità, tradizione, ma anche grande condivisione di momenti importanti con coloro che ci possono anche raccontare tante esperienze, aneddoti, storie. Allora, proprio a proposito di questo, qui sta nascendo un grande progetto. Diciamo che per realizzarlo ci vuole tempo, perché sto intervistando delle signore, zie, nonne, che veramente custodiscono la memoria di questo paese, quali erano i lavori che si facevano, come vivevano da bambini, come giocavano. Ecco, io stessa posso dire di aver imparato a lavorare, a fare la maglia, a fare l'uncinetto, grazie alle nonne che mi hanno insegnato. Quindi sì, c'è grande, grande condivisione. Poi forse nel paese, a differenza della città, noi ci conosciamo un po' tutti, e quindi questa è una grande possibilità. Diciamo che dal punto di vista personale io sono la più giovane del centro e ancora vado a lavorare, quindi dirigo una comunità di pensionati. Però comunque ritengo un grande privilegio che il sindaco mi abbia offerto di prendere le redini di questo centro, anzi, per l'esperienza che sto facendo ringrazio i miei predecessori, presidenti storici come Nicola Trivelli, come Dino Balducci, Alberto Mengarelli, Sesto Pagni, Bravetti Alvaro, ecco, e l'ultimo che è forse diciamo il presidente che più mi ha istradato e mi ha fatto dono della sua esperienza, è Giancarlo Livrieri. E poi devo dire che ho un consiglio direttivo coi controfiocchi, persone veramente collaborative. Sì, il mio compagno è il tesoriere di questa associazione e si occupa di redigere i bilanci, trasparentissimi, perché sono accessibili a tutti, e soprattutto perché dobbiamo rendicontare quello che facciamo, cioè è questione proprio di onestà, di serietà e di trasparenza. Poi il vicepresidente è una donna come me, Roberta, che io dico sempre il mio braccio destro e anche sinistro. Come si chiama Roberta?
Roberta Pettinella, grandissima amica e valida collaboratrice, e poi Giampiero Catervi, Sandra Catervi, Alberto Zaratti, ecco, tutte queste persone ci danno un grosso aiuto, nonché Concetta, che è la nostra, la precedente tesoriera, che comunque ci offre il suo contributo per fare la contabilità. Concetta Mattei. Concetta Mattei. In questa festa dedicata ai diversamente giovani c'è stato un momento condiviso di spiritualità, un momento che adesso vediamo di scambio anche gastronomico, e contemporaneamente ad allietare il tutto c'è la performance del gruppo Aula Consiliare guidate dal maestro Stefano Coccia. Quindi avete cercato, poi ci saranno i balli, avete cercato di raccontare anche diciamo, i vari interessi dei partecipanti. Certamente, allora il momento spirituale e liturgico comunque è importante, l'aspetto comunitario è importante, proprio come Gesù ci ha insegnato, e in questo la nostra parrocchia con Don Ireneo ci è molto, molto vicina. Era anche opportuno ricordare le persone che abbiamo perso, certo, in questo anno e negli anni precedenti. E poi va bene, la parte bella della festa è proprio il momento conviviale, si canta, si balla e si mangia insieme il tradizionale panino con la porchetta che tutti gli anni offriamo con l'acquisto di un biglietto della lotteria, quindi con 3 euro, con una cifra veramente irrisoria, si può partecipare alla lotteria e si può soprattutto diciamo prendere questo panino gratuitamente. Poi ecco, uno sponsor particolare che devo ringraziare e vorrei che questo si sapesse è la catena dei supermercati Elite, che ci fornisce grosse quantità di acqua appunto per realizzare questa festa, perché noi non disponiamo di grandissimi contributi, ci sosteniamo con le nostre tessere e con l'aiuto di qualche donatore anonimo. È sensibile. Sì, allora sì. Andiamo ad assaggiare questi panini e vi continuiamo a raccontare la festa. Allora andiamo dentro, così vi faccio vedere proprio dove e chi li prepara. Ok, andiamo. Entriamo nella sede dell'associazione. Allora, questo è il laboratorio dove si prepara il piatto della serata, perché la nostra serata per tradizione è a base di pane e porchetta. Allora, Mario è mio cugino, è il tagliatore ufficiale. Roberta, come ho detto prima davanti a tutti, è il mio braccio destro e anche sinistro e vicepresidente di questa associazione. Italia non è di colonna, ma non se ne perde una, perché lei, se non ci viene a aiutare, poi la notte non dorme. E questo bellissimo ragazzo, una volta ero io il braccio destro, questo una volta, no, però. Tu sei braccio destro, sinistro, piede destro, sinistro, e soprattutto la capoccia, perché lui ha una testa che non gli sfugge niente. Quindi, come si chiama? Claudio è il mio compagno e tesoriere di questa associazione, certo, e factotum, perché fa un po' di tutto. Noi siamo titolati, ci hanno detto che bisognava porchettaro. Assaggiamo allora. Buonasera, un commento sulla sua partecipazione alle attività del centro anziani. Diciamo che è una valvola di sfogo e di compagnia per noi di una certa età, e anche motivo per stare insieme con delle persone che hanno anche bisogno di un piccolo aiuto da parte nostra, e quindi facciamo anche volontariato, e quindi è una cosa molto buona e proficua. Grazie. Allora aggiungo due parole. Su Felice. Lui nella sua vita faceva l'operatore sanitario e adesso veramente lui è una persona molto preziosa, perché si prende cura di chi ha bisogno. Loro due sono molto amici, Aggiungi qualcosa? Aggiungo qualcosa, ecco, perché per me Felice è stato una sorpresa, un amico che è di quelle che sono un tesoro, e quindi francamente venire al centro anziani e aver trovato una persona come Felice è stata
una manna del cielo. Amici di Monolite Notizie, per la 37esima festa dell'anziano a Colonna siamo in compagnia del sindaco Fausto Giuliani per raccontare questa giornata all'insegna della tradizione, della condivisione e anche del divertimento. Beh sì, ogni anno gli anziani fanno questa festa, poi anziani, insomma, ormai il gruppo si chiama Diversamente Giovani, diciamo ormai non è più il centro anziani di una volta, no. Insomma è un centro sociale di tutte le età, fanno tante attività, sono molto bravi, c'è Maria Grazia Manti che è la presidente, che è veramente brava, è in gamba e devo dire è un bel team e devo dire che ha è un bel compito, perché comunque a lei piace molto coinvolgere a livello culturale, quindi qualcuno stenta un po' a seguirla, però veramente realizzano tante cose, quindi questo è il coronamento di una stagione dove devi sentire l'uno, devi sentire l'altro, già sentirli tutti, poi quando sono anziani è ancora peggio. Ma 200 sindaco, possibile? Sono tanti gli iscritti, sì, ma è un gruppo che sta crescendo, diciamo dopo il Covid, ovviamente con tutte le difficoltà di tutti i centri, però Colonna adesso si sta riprendendo molto bene, lei è presidente da credo un anno e mezzo, non mi ricordo bene. Un grande rilancio quindi dell'attività. Sì, è brava, è molto brava e quindi bisogna fare i complimenti a lei e a tutto il direttivo, perché poi si impegnano tutti, fra un po' partiranno per le vacanze e quindi oggi giornata finale, poi è capitata oggi Corpus Domini stamattina, festa della Repubblica, grande c'è festa, di tutto. Grande quindi. Festa. Anzi, meno male che il tempo alla fine è stato clemente e è piovuto soltanto in quel periodo che... l'ora di pranzo, quando purtroppo non c'è stata la processione, però vabbè, qualcosa abbiamo dovuto rinunciare. Sì. Tutto va bene. Gli anziani sono la risorsa nostra, cioè è la nostra storia. Poi io sono particolarmente legato, io come sindaco proprio ho iniziato a premiarli all'arrivo ai 90 anni, quindi... Ma sono molto longevi qui a Colonna. Sì, c'è un bel gruppetto. Poi ecco, li rivedo con piacere, ho visto che stavano qui in parecchi, anzi... fortunatamente c'è qualcuno che insomma sta un po' in difficoltà di salute, ma qualcuno però gode di buona salute e quindi viene volentieri a rivedere i suoi amici e a stare qui con tutti gli altri. Grazie sindaco. Grazie a voi.